La cassa di bronzo in cui furono poste le ossa di San Gennaro fu racchiusa in un altare marmoreo, collocato al centro della cappella del Soccorpo nel 1511. Un oculo al centro del paliotto permetteva di vedere solo il fregio di San Gennaro in cattedra inciso su di essa. La cassa bronzea non fu mai aperta fino al 1964, quando l'arcivescovo di Napoli, Cardinal Alfonso Castaldo, dispose che fosse eseguita una ricognizione canonica e scientifica del suo contenuto. Prima di procedere alla ricognizione, si rese necessario un accordo con la famiglia Carafa per il diritto di patronato che essa esercitava sulla Cappella del Soccorpo, la quale, dal punto di vista giuridico, era come separata dal resto della cattedrale. La mattina del 25 gennaio 1964, il duca Riccardo Carafa d'Andria firmò l'atto di cessione della cappella, proprietà dei Carafa, all'arcivescovo pro tempore di Napoli. Grazie a quest'atto fu possibile procedere ai lavori della ricognizione, che si svolsero in due fasi, prima quella canonica e poi quella scientifica. La sera del 25 febbraio fu smontato l'altare cinquecentesco che dal 1887 era stato spostato nella piccola abside del Soccorpo. Venne così alla luce una grande cassa di bronzo del peso di circa 6 quintali, lunga 110,5 cm e alta 91 cm. Sulla parte anteriore vi era l'immagine di San Gennaro in cattedra, già visibile attraverso l'oculo del paliotto dell'altare marmoreo, mentre nella parte posteriore, oltre a una chiusura a cerniera sigillata con chiodi, vi era, in latino, l'iscrizione a targa «Sacro a San Gennaro 1511». L'urna era cinta da una fettuccia sulla quale erano impressi i suggelli del cardinale Guglielmo Sanfelice, che aveva guidato la diocesi di Napoli dal 1878 al 1897. Essi erano stati apposti il 29 agosto 1887, quando l'altare, come abbiamo già detto, fu spostato nell'abside, ma in quell'occasione la cassa non venne aperta. L'urna fu posta al centro della cappella. La mattina del giorno seguente, il cardinale Castaldo, dopo aver sostato in preghiera davanti ad essa, autorizzò la rimozione dei sigilli. La sera del 27 febbraio 1964 si procedette alla sua apertura. Erano presenti il cardinale Alfonso Castaldo, accompagnato dal segretario Monsignor Ignazio Imbò, Monsignor Antonio Pagano, addetto alla segreteria arcivescovile, Monsignor Salvatore De Angelis, canonico deputato della cattedrale, il canonico Monsignor Vitale De Rosa, presidente delle commissioni diocesane di liturgia e di arte sacra, Don Mario Esposito, vicario curato della cattedrale, il canonico Ugo Grazioso, sacrista e cerimoniere della cattedrale che redasse il verbale, e il fabbro Antonio Astarita con due aiutanti. Rimossi i sigilli, furono tolti i chiodi che fermavano le due piastre laterali di chiusura del pesante coperchio. Questo fu sollevato e venne alla luce il contenuto della cassa. Un sacchetto di velluto rosso fermato da un sigillo di piombo, sacchetto oggi esposto in una nicchia nella sagrestia del Soccorpo. Tra la commozione degli astanti fu tolto il sigillo e fu trovato un astuccio tondo di legno in cui era collocato un vaso di terracotta senza anse, ovvero un'olla, colma fino all'orlo di ossa. L'olla, di forma cilindrica ristretta alla base e all'orlo superiore, era alta 27 cm e aveva una circonferenza massima di 79 cm circa. Essa recava, incisa nella terracotta, in caratteri longobardi e in forma abbreviata di iscrizione,
Corpus Sancti Januari, Beneventani Episcopi. I presenti intonarono l'inno Deus Tuorum Militum. Poi tutto fu di nuovo collocato nella cassa, che venne coperta con un drappo di damasco verde. Il giorno successivo, 28 febbraio, il cardinale Castaldo tornò a venerare le reliquie. Egli fece prelevare in forma privata dalla cappella del tesoro la teca con le ampolle del sangue di San Gennaro, che furono collocate dinanzi all'urna su un altarino mobile. Fu celebrata la Santa Messa, al termine della quale, non senza commozione, fu notato che una goccia di sangue, staccatasi dalla massa solida contenuta nell'ampolla maggiore, vagava sulla superficie di essa. Il cardinale, dopo aver offerto al bacio dei presenti la teca del sangue, la fece riportare nella cappella del tesoro e diede disposizioni per la ricognizione scientifica delle ossa. La ricognizione scientifica ebbe luogo la mattina del 7 marzo 1964. Fu eseguita dal professor Gastone Lambertini, all'epoca direttore dell'Istituto di Anatomia della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma, alla presenza del cardinale Castaldo e dei prelati che erano stati presenti alla ricognizione canonica, ai quali si aggiunse il canonico archivista Monsignor Franco Strazzullo. Dalla cassa di bronzo fu prelevata l'olla di terracotta e fu posta su un tavolo. Il professor Lambertini estrasse dall'olla, una per una, tutte le ossa. Dopo averle analizzate, ne dettò l'elenco al canonico archivista, mentre il canonico sacrista, con un nastro rosso, legava le ossa in gruppi in base alla loro reciproca pertinenza anatomo-funzionale. Dall'esame risultò che alcune ossa non potevano appartenere allo stesso individuo, o perché si trattava di duplicati, oppure perché rivelavano una persona morta in età più avanzata. L'arcivescovo allora dispose che queste ossa, messe da parte in modo da non confonderle con quelle attribuite a San Gennaro, fossero temporaneamente conservate nella cappella delle reliquie della cattedrale. Ma nel fondo dell'olla, una volta estratte tutte le ossa, fu trovato anche altro. Fu trovata una scatoletta di pietra senza coperchio contenente anelli, pietre e frammenti di un cerchietto di bronzo. Questi oggetti vengono frequentemente ritrovati nelle tombe di età classica. Venne anche ritrovata una lamina di piombo con l'iscrizione Sanctus Januarius Episcopus et Martyr. La lamina è di epoca medievale e di essa abbiamo una prova documentale. Secondo il frate francescano Bernardino Siculo, che il 3503 e il 1505 scrisse un poemetto in onore di San Gennaro, essa fu messa nell'olla dai monaci di Montevergine nel 1156, come era usanza fare nel Medioevo per identificare le reliquie. Con mente pia li fecero uno scritto in tabula de plumbo li relicto. Il professor Lambertini volle riesaminare le ossa alla fine di settembre e in quell'occasione redasse l'elenco ufficiale delle ossa presenti e di quelle mancanti. Senza dilungarci in un elenco che potrebbe risultare noioso, ci limitiamo a mostrare questa immagine, nella quale le ossa evidenziate in rosso sono quelle custodite nell'olla.
E le ossa mancanti dove sono? Reliquie che in oltre 1000 anni hanno subito tanti spostamenti non potevano non subire delle dispersioni. Almeno 3 di esse sono documentate o, fondatamente, ipotizzabili. Una prima dispersione si dovette avere in occasione della prima traslazione dal Marciano alle catacombe di Capodimonte. Dal corpo del santo venne sottratto il cranio insieme alle ampolle del sangue. Il fatto non è documentato, ma se nel XIV secolo, quando del corpo di San Gennaro non si sapeva più nulla, gli Angioini fecero realizzare il busto d'argento per contenere il cranio e il tempietto per custodire le ampolle del sangue, vuol dire che queste reliquie non furono trafugate insieme al resto del corpo dal duca Sicone, in quanto non erano lì, ma si trovavano altrove. Probabilmente, tolte dalla tomba del santo, erano custodite in un altare della prima cattedrale di Napoli, oggi Basilica di Santa Restituta, e poi nella cattedrale Gemina, la Basilica Stefania, di cui rimangono solo alcuni resti. Infatti, era ed è usanza collocare reliquie di martiri negli altari, in quanto il loro martirio è un'eucarestia vivente. Una seconda dispersione delle reliquie si ebbe pochi mesi dopo il loro arrivo a Benevento. Sicone infatti donò una parte delle reliquie a Lotario, re d'Italia e imperatore, forse per ringraziarsene i favori. Lotario, a sua volta, nell'838 le inviò all'abbazia di Reichenau, un'isola sul lago di Costanza in Germania, dove sono tuttora custodite in un'urna reliquiario. Queste reliquie furono sottoposte nel 1780 ad una ricognizione, dalla quale emerse che in realtà si trattava di ossa appartenenti a 4 santi diversi. Probabilmente, oltre a quelle di Gennaro, vi erano reliquie anche di Procolo, Eutiche e Acuzio. 2 pezzi di tibia vennero attribuiti a San Gennaro e, nei resti conservati a Napoli, risultano mancanti ampie porzioni di tibie. Una terza, probabile dispersione delle reliquie avvenne nel 1129, quando l'arcivescovo Roffredo II le fece spostare dalla cattedrale di Benevento ad una nuova basilica dedicata al santo, perché venissero conservate in maniera più dignitosa. Dopo i bombardamenti del 12 e 14 settembre 1943, che rasero al suolo la cattedrale di Benevento, sotto le rovine dell'altare maggiore venne trovato un sarcofago romano di età imperiale, nel quale erano contenute 20 cassette di piombo, tutte numerate. All'interno della cassetta numero 6 vi erano numerosi frammenti di ossa attribuiti a San Gennaro. Le cassette erano state fatte realizzare dall'arcivescovo Vincenzo Maria Orsini, futuro Papa Benedetto XIII, che le aveva poi fatte collocare nel suddetto sarcofago sotto l'altare maggiore il 10 novembre 1687. Il 3 novembre 1988 l'arcivescovo Carlo Minchiatti fece ricollocare le cassette nel sarcofago, che oggi possiamo vedere in prossimità dell'ingresso della cattedrale a sinistra. Dal ritrovamento delle reliquie attribuite a San Gennaro si può dedurre che nel 1129 non tutte le reliquie furono portate nella nuova basilica beneventana dedicata al santo e che una piccola parte rimase nella cattedrale dove sono tuttora. E sebbene vi siano dubbi sulla loro autenticità, varrebbe la pena sottoporli ad esami e poi confrontarne i dati con quelli emersi dalla ricognizione fatta a Napoli. A queste dispersioni vanno aggiunte moltissime altre. Era infatti usanza, nel passato, donare reliquie a sovrani e ad altri personaggi di riguardo. Sappiamo, ad esempio, di una reliquia di San Gennaro nella cattedrale di San Vito a Praga. Gli stessi Carafa sottrassero dall'olla un dito del santo
per metterlo in un reliquiario oggi conservato nella sagrestia del suo corpo. Ma è difficile, se non addirittura impossibile, rintracciare queste reliquie. Dopo la ricognizione del 1964, il cardinale Castaldo fece collocare l'olla piena delle ossa in un reliquiario di argento e cristallo, decorato con madreperla, corallo e camei, da lui stesso donato. Il tutto fu collocato nell'urna di bronzo cinquecentesca, dalla cui parte posteriore fu rimossa una originaria chiusura a cerniera, sostituita da un vetro e da una grata, in modo da rendere sempre visibili le reliquie del santo patrono. La cassa venne collocata nella piccola abside della cappella del Soccorso ed è tuttora usata come altare. Il 2 settembre 1988, per volontà dell'arcivescovo di Napoli Cardinal Michele Giordano, venne effettuata una nuova ricognizione scientifica. Stavolta l'incarico venne affidato al professor Pierluigi Baima Bollone, docente di medicina legale dell'Università di Torino, e al professor Felice D'Onofrio, docente di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Napoli. La nuova ricognizione aveva lo scopo di eseguire indagini osteologiche non fatte nel 1964. Dalle analisi eseguite sulle ossa risulta che l'individuo al quale appartengono era di sesso maschile, del gruppo sanguigno A, alto 1 m e 65 cm o poco più, morto all'età di circa 30 anni. Circa la datazione delle ossa, non essendo possibile ricorrere all'esame del carbonio 14 che implicherebbe la distruzione di parte delle reliquie, dagli esami di laboratorio si è potuto comunque stabilire che i resti hanno parecchie centinaia di anni. Infine, nelle numerose carie dentali presenti furono trovate tracce di materiale vegetale ed una spighetta. Fu dunque la puls, un'umile zuppa di cereali detta cibo dei poveri, l'ultimo pasto consumato in un lontano settembre. Chi fosse interessato a saperne di più sul sangue di San Gennaro e sulla sua liquefazione può guardare il video La pagliuzza nel sangue di San Gennaro, che si trova nella playlist Napoli da scoprire di questo canale. E non dimenticare di iscriverti!